Questa è la margherita. Ciao ragazzi, continuate a seguire Bobo Food. Alla prossima, ciao. Allora, amici miei, Allora, amici miei, ricapitolando, siamo arrivati siamo al arrivati al momento momento club. club. Ricapitolando, prima di Ricapitolando, vedere come è venuta la prima di pizza, vedere come è iscriviti al venuta la pizza, canale, iscriviti al canale, clicca la campanellina per clicca la non campanellina rimanere per non senza i rimanere miei senza aggiornamenti i di Bobo miei Food. aggiornamenti di Bobo Food. Guardi i miei video, mi Guardi i miei raccomando, video, mi iscriviti. raccomando, iscriviti. Non è vero che Non ragazzi è non si vero può che fare ragazzi una non si pizza può fare una buona pizza che deve buona stare ore e che deve ore a stare lievitare ore e ore a 24, lievitare 36, 24, 48. 36, Con il mio 48. impasto, Con il mio ragazzi, impasto, ragazzi, farete una pizza farete una pizza divina. Ce divina. Ce l'avete qui davanti. l'avete qui davanti. Allora, seguite Allora, il primo video che vi seguite spiego il come primo deve video che vi fare. spiego come deve Dopo fare. che si esce dal Dopo che si frigo, esce dal dopo le 5 frigo, ore di dopo frigo, le da 5 ore di mezzogiorno, alle frigo, 5 e da mezza, io l'ho mezzogiorno, alle tenuta 5 e mezza, io l'ho fuori, tenuta si lascia fuori. lievitare Si fino lascia alla sera, lievitare alle fino 7 e alla sera, mezza. alle 7 e mezza. Si lascia fuori a Si stemperare lascia fuori a i panetti, stemperare i panetti. ok? Ok? E questo è il risultato. E questo è Adesso il andiamo risultato. a Adesso andiamo a farcirla. Aspettate un attimo, farcirla. Aspettate un guardate. attimo, guardate. Ecco qua, la facciamo in diretta. La facciamo in Questa diretta. qui, questo lato qui è pomodoro, mozzarella e prosciutto Mozzarella cotte e qua. prosciutto cotto qua. Guardate qua. Teglia 100% grano duro, semplicemente falla, dimmi come ti viene. Verrà un impasto morbido e croccante, però quando ne fai tanta e ti avanza, Bobo Food ti dà un consiglio: prendi una padella, la metti sul gas piccolo, prendi pezzi di pizza che ti sono avanzati e
li metti in padella 8 minuti, fuoco basso con coperchio senza girarla, e la tua pizza diventerà ancora più crispy. Ricorda, Bobo Food, ci sono tante ricette. Sentiamo com'è diventata crispy con la pizza del giorno dopo by Bobo Food 100% grano duro. Ragazzi, allora è divina, no? In cucina non si butta niente, ricordatelo. Bella crispy. Un video semplice ma goliardico, perché anche la tua pizza del giorno dopo è più buona del giorno prima. By Bobo Food, iscriviti al canale, ciao amico. Ok, continuate a seguirmi. Guardate, questa è la mia margherita. Adesso andiamo al taglio. È morbida. Non è tanto, tanto croccante, però ragazzi deve essere proprio buona. È invitante. Fate la ricetta, adesso vediamo se sono venute le bolle. Almeno speriamo nelle bolle. Questa è la margherita. Ciao ragazzi, continuate a seguire Bobo Food. Alla prossima, ciao!